ti taglio la gola. Questi padani hanno preso tutto il linguaggio che veniva attribuito ai siciliani una volta, insomma, o con Cucetto, ti taglio la gola. Questi sono andati a Roma con le loro bandierine e questa persona, che apparentemente sembrerebbe una persona normale, innocua, con questi occhialini da bodyguard, guarda sto ragazzo romano e gli dice ti taglio la gola. Ma siamo fuori, siamo fuori. Questi qua come si permettono? Come abbiamo potuto permettergli che arrivassero a tanto? Questo non avremmo mai dovuto permettere che la Lega arrivasse a tanto. Possiamo sempre rimediare. Io rinnovo l'invito veramente di una bella manifestazione nazionale contro il razzismo e per l'unità d'Italia a Milano e una bella manifestazione parallelamente, un'altra manifestazione nazionale, una parte della manifestazione ad Abro, alla scuola dove ci sono quei simboli. A togliere quei simboli li togliamo noi, italiani. Andiamo a togliere quei simboli padani. Semplice. E diamo un po' una lezione a questi leghisti che pensano davvero di essere i padroni non solo in casa loro, ma in casa anche degli altri. E poi non sono nemmeno padroni in casa loro perché la loro casa è anche la nostra, perché l'Italia è un paese intero, un paese unito. Adro è un paese del nostro Stato e della nostra nazione, quindi è anche nostro, perché è sottoposto alle leggi italiane, della Costituzione italiana. E quindi quelle leggi vanno fatte rispettare.